Presidente Vittorio Ficchi, terza uscita di questo precampionato, prima vittoria, ma al di là del risultato, quali sono le indicazioni che comincia a trarre da questa prima fase? Beh, comunque sono tutti test al di là del risultato. Ovviamente vincere fa sempre piacere, così come perdere è un dispiacere. Sono dei test, ripeto, la squadra mi sembra che si esprima a buoni livelli, anche se a fasi alterne, perché sicuramente a Iesi non abbiamo giocato in questa maniera. Io non ho avuto l'opportunità di vedere le altre due partite, però oggi devo dire che è stata un'amichevole vera, una partita intensa, è stata anche divertente e devo dire un test positivo per la nostra squadra. Presidente, nei prossimi giorni arriverà Motley, ci sarà dunque la possibilità anche per coach Cremenzi di lavorare a ranghi completi e di cominciare ad intravedere quale sarà il vero volto dell'FMC Fiorentino di quest'anno? Beh, ci vorrà ancora un po' di tempo. Motley dovrebbe arrivare a unirsi ai compagni di squadra martedì prossimo. Sicuramente ci sarà molta fisicità sotto i tabelloni, molto atletismo, è un giocatore del quale abbiamo bisogno. Abbiamo fatto le nostre scelte molto oculatamente e ritengo che e nel giro di pochi giorni anche lui si riuscirà ad integrare per dare il suo apporto comunque a una formazione che già mi sembra abbastanza affiatata. Presidente, Gianluca Basile, Stefano Mancinelli, Marco Carraretto, Fabio Di Bella, ce n'è anche qualcun altro, una gold di alto livello. Di altissimo livello, questo è un piacere per tutti noi che saremo i protagonisti di questo campionato. Sarà un grandissimo campionato anche per i nomi che poco fa hai detto e noi siamo contentissimi di farne parte. E Fiorentino, quale sarà l'obiettivo per la sua FMC? Sicuramente cercheremo di far meglio dell'anno scorso. Prima di tutto un giudizio sulla prestazione dei tuoi. Molto altalenante, purtroppo ancora manchiamo di continuità, dobbiamo assolutamente conoscerci, dobbiamo avere diciamo una conoscenza reciproca, oltre che una conoscenza tattica di quello che sono i nostri punti di forza e anche sui nostri punti deboli dove dobbiamo lavorare in questo periodo. Una partita, come detto, altalenante, peccato per questi alti e bassi, però ribadisco, è il periodo, sappiamo dove dobbiamo andare a lavorare. Coach, come sta rispondendo l'ambiente in questa prima fase? Nel senso che comunque Napoli viene da una stagione particolare, rifondazione, si riparte. Su di voi magari c'è anche la responsabilità in qualche modo di riconquistare la fiducia non solo dell'ambiente ma un po' del pubblico, ma di tutto l'ambiente cestistico. Sì, è centrato proprio il punto, nel senso che la responsabilità viene trasmessa anche dalla società, da questa società, del presidente Balbi, che ha voluto dar vita a questo progetto. Si parlava di Fenice, cioè di una società sorta dalle proprie ceneri, anche se poi questa società non c'entrava niente, se non appunto Balbi che ha provato a salvare quella scorsa. È vero, ci sentiamo responsabilità e sentiamo anche la fiducia del nostro ambiente, un ambiente che ha voglia di pallacanestro. Sappiamo benissimo quanto è importante la pallacanestro, quanto è stata importante la pallacanestro a Napoli, e noi dobbiamo ripagare questa fiducia con anche risultati, visto che comunque è una squadra nostra costruita direi per almeno centrare i playoff, ed è quello che è il nostro obiettivo che vogliamo porci. Davis, per esperienza, in questo campionato dove le regole sono cambiate, conterà più il fatto di avere nomi altisonanti, mi riferisco soprattutto agli italiani, e di squadre che hanno grossi nomi ce ne sono tante, o il fatto invece di essere stati costretti a costruire squadre giovani anche per le regole degli under? Grazie per l'esperienza. Allora, questo campionato che tutti gli anni viene accettato, nel senso con l'accetta, cioè privato o cercato di diminuire di valore da altri, è comunque un campionato che rimane e rimarrà anche il prossimo anno di grande importanza, non solo perché ci sarà anche il capitano della nazionale, giocatori comunque scesi dalla 1, ma perché le società che la compongono hanno comunque costruito roster di primo livello per quelli che sono le squadre ambiziosi, ma anche grazie anche alle regole, ma non solo, le squadre che invece diciamo lotteranno per un obiettivo
diverso, hanno roster giovani con tanti giocatori di qualità, quindi sarà un campionato interessantissimo, come lo è sempre stato in Lega 2, la Lega 2, ovviamente di grande qualità e anche di grande curiosità, perché vorrei vedere appunto questi tanti giovani che ne fanno parte fare minuti in campo, e non solo per le regole ma proprio per scelte societarie. Simone Bieric, partiamo un po' dal tuo reparto. A Iese avete sofferto particolarmente contro i lunghi della squadra avversaria. Oggi ancora senza Mosley, come sta andando il lavoro? Come state cercando di compensare questa assenza? Sì, noi siamo una squadra tra virgolette piccola, perché siamo una squadra che dobbiamo correre, prendere gli avversari in velocità. Naturalmente abbiamo sofferto un po' i lunghi di Iese, all'amichevole dell'altra settimana. Anche dopo un viaggio, poi i carichi di lavoro si fanno sentire, adesso il risultato non conta tanto, bisogna lavorare e tanto su conoscerci meglio con i giochi e poi correre più degli altri. Come procede appunto il lavoro, Simone, dal punto di vista atletico, come state? Sì, dai, stiamo lavorando tanto, duramente, quindi si fa sentire il lavoro in questo periodo della stagione, è normale che sia così. Ne siamo consapevoli, però è il momento giusto per costruire qualcosa che ci darà molta benzina in futuro. Allora, in sede di bilancio dello scorso anno, il presidente Vittorio Ficchi disse: è mia intenzione cambiare un po' la tipologia di squadra, passare da un roster consistente, fatto da 8-9 persone, accorciarlo e affidarmi a giocatori di grande esperienza, soprattutto nel gruppo di italiani. Questo è accaduto, per questo sentite ancora più responsabilità, Simone? Sì, cioè, si sente la responsabilità, però è una cosa stimolante. Penso che ogni giocatore voglia avere responsabilità, stare in campo, dimostrare il proprio valore e fare bene. Quest'anno siamo appunto un gruppo di italiani molto buono per la Lega 2. Gli stranieri che hanno già giocato l'anno scorso in Italia hanno fatto un buonissimo campionato, sono di valore assoluto. Anche i giovani stanno dando una grossa mano, i tre under come Parrillo, Duranti e Paesano danno molta energia e ci danno una ottima mano in campionato, secondo me. Te l'aspettavi, dopo la tua esperienza nel massimo campionato, di ritrovarti a giocare con qualche nome niente male, direi? È un bel campionato quest'anno, sì, sicuramente il livello si è alzato moltissimo. Purtroppo in A1 le società fanno squadre con tantissimi americani, non hanno più spazio agli italiani. Dispiace, perché ci sono molti giocatori validi che possono fare benissimo e sono pronti insomma anche per la nazionale. Presidente Balbi, Napoli si ripresenta sul palcoscenico della Lega 2 con una situazione nuova, una società diversa, tanta la responsabilità su di voi per riconquistare una piazza che ha vissuto di basket, una piazza importante. Diciamo che a Napoli qualche pagina di buona pallacanestro si è avuta, adesso abbiamo questa nuova avventura che è cominciata, l'abbiamo creata dal nulla, però come dico sempre, nessuno ci ha regalato nulla, ce la siamo conquistata con le nostre forze. Questo è un aspetto importante che non si era mai verificato in precedenza. L'esperienza di Bologna che poi abbiamo portato a Napoli parla chiaro anche nei numeri, però è una piazza importante che non poteva rimanere fuori dalla pallacanestro, ed è bello comunque potersi anche interfacciare con città e con cittadine come la vostra. Anzi, vi ringrazio per l'ospitalità e anche da parte del presidente, veramente gentilissimi e cordiali nell'accoglierci questo pomeriggio. Però speriamo di vivere un'annata di tranquillità e di programmazione. Presidente, scelte di giocatori di alto livello sul mercato americano, condite poi da un gruppo di italiani di livello assoluto, soprattutto nel reparto lunghi, dov'è che può arrivare questa Napoli? No, quest'anno noi abbiamo un roster che è completamente rifondato, ricostruito da zero, a parte due vecchie nostre conoscenze, anzi tre, tra Ceron, Allegretti e Malaventura, anche se in tempi diversi. È normale che allestire un roster da capo anche con il nuovo regolamento è abbastanza complicato, però era importante partire subito, infatti noi l'abbiamo completato quasi da subito per quello che è la parte italiana. La scelta degli americani è stata figlia delle imposizioni, io dico sempre scherzando, sia col GM che con il nostro allenatore, adesso le scelte sono le loro, quindi passo la palla a loro per quello che riguarda poi la possibilità, la capacità di inserimento di questi americani, che sicuramente sono giocatori di categoria superiore. In tanti addetti ai lavori inseriscono Napoli tra le favorite insieme a Barcellona, insieme a anche a squadre come Capo d'Orlando o come Brescia. Quale potrebbe essere il vostro campionato? Io sono napoletano, quindi la scaramanzia è all'apice
di quello che sono il nostro modo di vivere e di comportarci. No, sicuramente squadre attrezzate come Barcellona dovrebbero almeno sulla carta dominare, anche perché non ci dimentichiamo quella che è stato il campionato dell'anno scorso. Barcellona l'aveva comunque dominato e poi è venuta fuori perché la lotteria dei playoff è abbastanza particolare, quindi credo che sia la squadra che ha maggiori possibilità di poter fare un campionato di vertice. Mi piace come hanno allestito le squadre di Verona, Brescia, perché li seguo, perché io abito a Bergamo, quindi seguo abbastanza e credo che abbiano fatto una buona chimica di squadra. E poi c'è qualche sorpresa, vediamo Ferentino dove arriva, magari le due sociate. Sì, anche perché ho imparato a conoscere poi le proprietà anche della squadra di Veroli, e quindi Ferenc Bartocci, io ci ho condiviso un po' di giornate di pallacanestro in giro per l'Italia e credo che siano persone competenti, sia lui che il Bombetti, che conosco personalmente, quindi credo abbiano fatto un buon lavoro. Coach Cremenzi, terza uscita di precampionato per Ferentino, prima vittoria, in realtà al di là dei risultati, quali sono le indicazioni che fino adesso sta traendo dal lavoro di questa prima fase? Sono le prime due settimane di lavoro, insomma ancora siamo all'inizio, adesso l'importante è che piano piano i giocatori si conoscano sempre meglio e riescano a stare in campo e a collaborare meglio andando avanti. Poi quello che dovrà arrivare per il 6 ottobre sicuramente è ancora lontano, ci sono anche ancora tante cose da fare, per cui continuiamo a lavorare con estrema tranquillità. Coach, per il tipo di squadra che avete pensato quest'anno, una squadra, consentimelo, tra virgolette piccola, è importante si riesca il prima possibile a lavorare anche con Mosley, a costruire quella chimica di squadra necessaria? Ma questo vale per tutte le squadre. Prima si è tutti insieme a lavorare, prima si arriverà a ottenere determinati risultati, perché poi comunque occorre del tempo, soprattutto per i giocatori nuovi, quando non conoscono il sistema, la metodologia, quando cambiano allenatore, cambiano città, cambiano squadra, per cui occorre del tempo. Quindi è ovvio che prima arriva Mosley, prima saremo tutti più contenti e iniziamo a lavorare tutti e 10 insieme, però devo dire che questo gruppo sta lavorando già molto bene, quindi io mi auguro, spero che l'inserimento di Mosley sia rapido, poi dipenderà anche dal giocatore che non conosciamo se non per averlo visto giocare a Bologna, però mi auguro e spero che lui abbia, e sono sicuro che abbia tutta la buona volontà per recuperare questo tempo che ha perso con gli altri. Coach, al di là delle indicazioni che stai avendo dai senatori, giocatori che hai avuto per tanto tempo, giocatori come Pieric che ormai hanno fatto della Lega 2 la loro casa, le indicazioni che hai avuto dal resto del roster, sono in particolare dai giovani? Io parlo, le indicazioni sono per tutti, se poi pensiamo alla partita di Iesi sono indicazioni completamente al contrario, per cui adesso parliamo di aria, di aria fritta, anche del lavoro giornaliero, sì, che in questo caso è la cosa più importante. Il lavoro giornaliero è buono, ma guai se non fosse così. Io credo che in questo periodo tutte le squadre hanno l'entusiasmo, la voglia di costruire qualcosa di importante per il futuro, poi dal momento in cui si comincerà a giocare e conteranno i due punti, allora si scoprirà il vero carattere di tutte le squadre, al di là del vincere o perdere, ma proprio dell'atteggiamento che le squadre, che i giocatori avranno in campo. Quindi cerchiamo piano piano di costruire questo, di costruire una squadra che abbia la voglia di combattere ogni partita. Sportivamente cercare di combattere e vincere. Questo è l'obiettivo che abbiamo in una competizione, quella di quest'anno, molto molto difficile, perché ci sono numerose squadre con dei roster spaventosi, per cui non sarà facile assolutamente inserirsi in un gruppo importante. Quindi lavoriamo, teniamo tanta umiltà perché ce n'è bisogno, conserviamo questa categoria perché un campionato così può succedere qualsiasi cosa, è molto, ripeto, molto molto competitivo, e poi vediamo quello che combiniamo, ma quello è dal 6 ottobre, oggi parlare di qualsiasi cosa lo ritengo troppo presto. Con l'ultima considerazione, per esperienza, secondo te sarà più importante avere in squadra nomi altisonanti, e in questa Gold che sta per iniziare ce ne sono tanti, mi riferisco soprattutto agli italiani, o invece avere nel roster anche giovani in grado di reggere il campo per qualche minuto, ma comunque di allungare le rotazioni delle squadre? La mia idea, e la conoscete da anni ormai, è sempre quella di avere anche ragazzi che possano stare in campo e che possano, e sicuramente sono utili e saranno utili durante il campionato. È chiaro che
vederli oggi non significa niente, perché poi, ripeto, bisognerà vedere tutto questo dal 6 ottobre in poi come sarà. Quindi occorrerà molto tempo, occorrerà molto lavoro, dovranno sacrificarsi questi ragazzi che sono sicuramente sono validi e potranno avere delle ambizioni, però occorre che tutti i giorni siano sul campo a lavorare con lo spirito con cui stanno lavorando ora, e probabilmente miglioreranno e probabilmente saranno pronti un giorno per affrontare anche partite importanti. Quindi il pensiero nostro, la buona volontà di lavorare e di dargli la possibilità di inserirli, lo abbiamo. Molto dipenderà da loro, dalla predisposizione che avranno nel lavorare, nel migliorare, voler migliorare e nell'ambizione che hanno di voler giocare ad alti livelli.